Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Bahashem, che vuol dire nel nome Yahweh Shai, che è il nome di suo figlio, colui che il mondo della ignoranza chiama Gesù, Bahashem Ruka Kodash, nel nome dello Spirito Santo. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom. Anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. E anche alle poche sorelle. Shalom. E come vedete sullo schermo, la tabella delle nazioni, ok? Il Padre ha creato delle nazioni, ok? E ha creato due tipi di gente, ok? Che è uscito dal grembo. Ok, della Rebecca, che è Giacobbe e Esaù. Abbiamo sempre insegnato questa storia. Questi sono i protagonisti di questo film diretto dal Padre Eterno Yahweh e suo figlio Yahweh Shai, perché questa vita che viviamo è proprio, si può paragonare come un film, ok? C'è una scritta da seguire ed è stato tutto scritto fin dall'inizio. Noi siamo degli attori, ok? I due protagonisti maggiori sono i così chiamati caucasi, uomini bianchi, così chiamati uomini bianchi, che sono della stirpe di Esaù, e i così chiamati negri, ok? Che sono della stirpe di Giacobbe. Ok? E tutte le altre nazioni, gli indiani, i cinesi, i giapponesi, Ishmael, che sono gli arabi, sono tutte delle protagoniste, ok? Il Padre non ci ha separato da razza, ci ha separato da nazione, ha creato delle nazioni. L'uomo bianco, da quando è entrato in potere, dai tempi di rinascimento, ha cambiato tutte le dinamiche di queste cose qui, ok? E ha cominciato a chiamare alcuni negri, alcuni latini, ha cominciato a chiamare alcuni, ha dato diversi nomi, indiani, diverse cose. Per farsi risaltare il superiore, la razza superiore. Infatti lo spingevano di brutto nei 1800, la razza bianca, che è la razza superiore sulla terra. Lo hanno sempre spinto, anche se la verità è che sono proprio la razza minore di tutte le razze proprio. Ok? Detto questo, bisogna anche tenere in conto che i figli di Yasharala, che sono i figli di Israele, come vedete qui, molti di loro saranno come i così chiamati uomo bianco, ok? Saranno come gli Edomiti, i Caucaso, perché hanno mescolato la stirpe con diverse nazioni. E i figli di Yasharala saranno come tutte queste nazioni che vedete qui. Tutte queste nazioni che vedete qui. Il cinese, il suo nome vero sarebbe Mawaba, ma scritto nella Bibbia come Moab. Gli arabi saranno Ishmaele, che nell'antico ebraico sarà Yasharmayallah, ok? E i siriani saranno Aram, ok? Assiria, Ashashwar, Asho. Ashawa, ok? India, Yalam, che sono gli Elamiti,
che in Russia Gog e Magog, e sapete che la terra di Russia oggi è occupata sempre dagli Edomiti, di un'altra famiglia degli Edomiti, ma la terra in sé inizialmente era la terra dei Magog, Gog e Magog, ok? La Grecia si conosceva come Yavan, e sapete che coloro che erano sulla terra prima erano gli Etruscani, ok? Che erano della stipe di Jafet, prima che i figli di Esau hanno preso il dominio sulla loro terra, ok? Dunque, andiamo a prendere dei precetti. Leggo dal libro di Atti, capitolo in italiano mi perdo un po'. Scusatemi, abbiate pazienza. Mi sa, siamo quasi. Eccoci qui. Libro di Atti, capitolo 17, versetto 26, dice: e Yahweh ha fatto di un solo sangue tutte le nazioni degli uomini, ok? Perché dimorassero su tutta la faccia della terra, ok? E ha determinato i tempi prima fissati e i limiti della loro dimora, ok? Come spiegavo prima, Padre ha creato tutte le nazioni degli uomini, ok? Non è proprio come l'uomo bianco ha cambiato tutto oggi. E libro di Genesi, capitolo, scusatemi, dovrebbe essere qui, scusatemi, 18. Genesi 22:18 dice: e tutte le nazioni della terra saranno benedetti nella tua discendenza, ok? Perché hai obbedito alla mia voce. Perciò il Padre ha creato delle nazioni, ci sono delle terre, c'è anche tra le leggi che siamo stati dati di non cambiare i nomi delle terre, i nomi delle terre dati dagli antenati. Ma che cosa ha fatto l'uomo bianco? Per girare la storia, per nascondere la sua identità come la stirpe malvagia, ha cominciato a dare nuovi nomi a tutti i paesi della terra. Ha cominciato a chiamare tutti i paesi con nomi nuovi. Ok? E questo è proprio andare contro i comandamenti del Padre, ok? Non è giusto così. Dunque, quando torna il figlio del Padre Yahawashai, toglierà il velo che copre la faccia di tutte queste nazioni qui. Toglierà il velo, perché c'è una sorta di velo adesso. I suoi figli, i figli di Israele, che sono i padroni di questo pianeta, i veri padroni, sono dati diversi nomi, come negri, come latini, nativi americani, nomi che non c'entrano nulla, nomi creati dai loro nemici, ok? Per nascondergli il volto di chi sono, per poterli
gestire e comandare. Ok? Dunque il padre torna e toglierà questo velo. Ok? Infatti andiamo a prendere dal libro di Isaia, capitolo 25, 7, che dice: ed egli, Yahweh, distruggerà su questo monte la faccia della copertura gettata su tutti i popoli e il velo che è sparso su tutte le nazioni. Ok? Quando tornerà Yahweh Shai, distruggerà l'uomo bianco, così chiamato l'uomo bianco che sta guidando in malvagità oggi, e toglierà il velo che copre, e la gente saprà chi sono i veri figli di Yasharala, i veri figli di Israele. Ok? Ed è stregoneria che fa l'uomo bianco. Dunque, volevo condividere questa cosa qui, perché la gente va per razza, per quello che gli è stato insegnato. La razza bianca è quella superiore, la razza negra è quella più vicina agli animali, come dicono. L'uomo bianco, così chiamato l'uomo bianco, ha tanto da pagare, ha davvero tantissimo da pagare appena torna il padre Yahweh, e pagherà tutto senza nessun sconto, pagherà tutta la sua pena, ok? Quello che ha fatto a noi gli verrà rifatto triplice, 50.000 volte di più, 1.000 anni di schiavitù. Dunque, fatevi forti, preparatevi per il ritorno del padre, del figlio del padre, Yahweh Shai. E quel giorno sarà un giorno di terrore. Noi preghiamo ogni giorno affinché possiamo essere contati tra quei numeri che saranno salvati. Cerchiamo di fare la sua volontà al meglio della nostra capacità. Sono queste cose che ci possono salvare, chiamando il suo vero nome, che è Yahweh, e il nome del suo figlio è Yahweh Shai. Uscire dalle religioni create dal così chiamato l'uomo bianco. Detto questo, volevo tenerlo breve questa lezione. Spero siete stati edificati e voglio dare tutti il lodi dovuto. Perdonatemi. Voglio dare tutti il lodi dovuto al padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti ai figli di Yasharala. Alla prossima. Shalom.